Buongiorno ragazzi e ragazze, hi boys and girl. Come vedete, sto mettendo insieme in questi giorni a grande fatica l'arcade di Aerofighter. Ho collegato che era arrivata il cavo Jamma con tutto il cablaggino, dal quale ho tirato fuori un altoparlante, ho collegato, e da qui ho tirato fuori questo cavetto RGB con le resistenze da 120, scusate, 220 ohm in serie a RGB e 1 kΩ in serie al sync. E poi l'abilitazione molto importante, che infatti a me non funzionava, per switchare l'ingresso scarti in RGB, il pin 16 va collegato alla 5 volt proveniente dalla scheda con una resistenza da 100 ohm in serie. Questa è stata la mia esperienza. Ma adesso accendiamo. Ovviamente ho dovuto collegare questo alimentatore PC perché la scheda consuma secondo me anche intorno ai 5 A e portando massa 5 volte 12 volt su questi 3 pin. Comunque è tutto ben documentato se cercate. Anche il video precedente mi sembra che avevo messo il link su dove trovare le informazioni dello standard Jamma. Ma adesso passiamo ad accendere la nostra scheda che finalmente, ecco, come vedete, fa il test e poi ha switchato già sulla SCART e sostanzialmente il gioco è partito col demo, ecco. Allora, praticamente cosa succede? In sala giochi il demo era silenzioso se si voleva, perché se c'erano tanti cabinati, se tutti facevano la loro musichetta, è un bel casotto in una sala giochi. Però in alcuni bar che magari hanno uno o due giochi, gli piace far andare la musica perché attira i clienti. Allora, cosa succede? C'è l'opzione con i dip switch. C'è la possibilità di chiudere, ad esempio, l'ho scoperto per caso un dip switch. Adesso vi faccio vedere, lo rispengo, chiudo, ecco, vi faccio vedere, chiudo questo dip switch. Il primo fa il test di tutto l'apparato se lo si chiude. Questo dip switch lo chiudo e vedrete che ora la presentazione ha anche l'audio. Ecco qua. Perfetto. È impressionante, sono molto emozionato vedere a casa mia Aerofighter a cui giocavo in sala giochi, mi piaceva molto questo gioco. Ovviamente il monitor andrebbe girato perché molti giochi da sala giochi avevano il monitor CRT girato. Io qua l'ho collegato al monitor LCD. Dopo un po' che fatica. Allora, adesso vi faccio vedere perché sono riuscito, purtroppo mi deve arrivare ancora il joystick e i pulsanti, per cui non possiamo giocarci, però vi posso far vedere. Chiudendo l'apposito filo, ok, come vedete questi sono i crediti, 6 crediti, e poi dando lo start player 1. Esatto, adesso purtroppo lo posso selezionare io perché non ho il joystick e nemmeno i pulsanti, però lui in automatico mi ha selezionato questo personaggio e la località. Ovviamente qua parte il gioco, ma mi ammazzeranno entro pochi secondi non avendo appunto joystick e pulsanti. Però come vedete il gioco è partito. L'audio funziona, il video col cavetto che ho fatto schermato
per ogni segnale è abbastanza di buona qualità, direi. Acquisterò un monitor che già ho visto a un mercatino dietro casa mia, un monitor LCD da cannibalizzare. Arriveranno joystick pulsanti e poi a tempo perso mi darò da fare a costruirlo. Ho intenzione di fare un telaio in alluminio su cui montare dei pannelli sottili in modo da non renderlo troppo pesante, o di legno o di formica, vediamo. Costruirò il mio piccolo cabinato da scrivania, diciamo, piccolo relativamente, perché tra un monitor di queste dimensioni e la scheda, insomma, non verrà proprio piccolissimo, però, diciamo, non come quelli da tenere per terra, ecco, che sono molto ingombranti. Va bene, per il momento è tutto, spero che vi sia piaciuto il mio aggiornamento del video. Se vi interessa e se vi è piaciuto, mettete il like e condividete il video, ovviamente, che sono sempre molto contento. Sono, grazie a voi, arrivato già a 75 persone che mi seguono, sono molto contento. Se riuscissi a arrivare a 100, festeggiamo. Va bene, a parte questo, mi fa sempre piacere fare cose nuove e condividerle con voi. Buona serata a tutti.